Spesso torna
poesie descrivono efficacemente i mali di questa società. E Michele ci porta a meditare sulle questioni fondamentali della nostra epoca. Io vorrei adesso chiamare il sindaco per i suoi saluti. Buonasera, buon pomeriggio. Ringrazio il presidente e tutti gli associati per avermi invitato, per aver organizzato questo ennesimo evento firmato Unitre. Saluto il tavolo dei lavori e solo per dire, insomma, rispondendo prima alla battuta che ha fatto il presidente, forse questo è l'ultimo evento che facciamo qui, perché da un po' di tempo stiamo lavorando alla nuova sede Unitre, una sede importante per una un'associazione importante che sta dando, ha dato tanto e sta dando tanto al paese, e dobbiamo migliorare. Sarà una sede grande, con una bella sala, una bella biblioteca, una biblioteca dove speriamo di coinvolgere anche le altre biblioteche locali per dare alla comunità, insomma, delle risposte culturali sempre più precise. Lei ci ha fatto questo un po' di tempo, però ci siamo, hanno attaccato il contatore, quindi l'augurio che faccio oggi a tutti noi è proprio, insomma, che sia l'ultimo evento qui per poi avere una sede più idonea alle vostre attività. Complimenti come sempre e grazie, buon lavoro a tutti, buona continuazione. Molto probabilmente qualche evento continueremo a tenerlo ancora qui, perché comunque la sala è molto bella, è particolare, e quindi qualche presentazione, qualche cosa importante probabilmente la faremo ancora qui. Buonasera a tutti e innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito, sia Milena che ovviamente Michele, che mi ha dato l'opportunità di leggere il suo libro e di apprezzarvi chiaramente anche le poesie, l'intento e diciamo il contenuto per esteso. Io avrò il compito di fare delle domande, però ecco, avevamo immaginato che questa potesse essere una chiacchierata in cui confrontarci in primis chiaramente sul libro, poi sulla scrittura, sull'attività che un po' ci accomuna in realtà da questo punto di vista. E quindi partirei direttamente con una domanda, ovviamente, che riguarda ancora prima del prodotto, quindi del libro che effettivamente è venuto fuori, il processo che ti ha portato poi a completare questo testo, cioè potremmo dirla in parole più semplici: come è nato il tuo libro, come è nata la tua passione per la scrittura, cosa significa per te scrivere, nel senso che poi ognuno dà una sua interpretazione all'atto di scrivere di sé, che possa essere terapeutico, che possa essere l'impegno, che possa essere di diletto anche. Semplicemente non ci sarebbe comunque nulla di sbagliato, e quindi ti chiederei questo, cioè come nasce la tua passione per la scrittura e in che modo poi hai pubblicato chiaramente anche altri libri, però nello specifico ti ha portato a questo. Sì, infatti è un cammino che comincia da lontano, perché poi si comincia con i miei abbozzi, i miei esperimenti che uno non osa neanche darsi a pubblicare, perché sono di cui esprimere. Tant'è vero che la raccolta di racconti che è stata citata da Milena si chiama proprio Esperimenti, proprio perché è una narrativa di sperimentazione in cui uno si mette alla prova, però non osa definire racconti arrivati oppure grande narrativa, perché è ovvio che sia così. Guai partiti in qualche. Per quanto riguarda questo libro, appunto ce ne sono state altre raccolte precedenti, nessuno nasce pulito, qualcuno lo ha scherzosamente ribattezzato l'elenco telefonico, perché ero un altro in questa maniera, dove questi sono raggruppati in ordine alfabetico, per cui la battuta dell'elenco telefonico. Però anche in quel caso era una raccolta che volevo andare a congelare e a cristallizzare un processo di avvicinamento a quello che era questa raccolta qui, che già è un gradino superiore, diciamo,
anche se, come dicevo prima con Maria Laura, i lavori uno, man mano che procede, non dico che non ti rappresentano più, anche se le poesie all'interno sono due, sono pezzi di vita, però fanno parte di un processo di evoluzione. Pomeriggi perduti, l'ho spiegato sul blog, però lo voglio ripetere ancora una volta, perché perduti, anche qui si fa una battuta, nel senso di andiamo a perdere il pomeriggio. No, non è un perduto nel senso di perdita, di perso, ma perduto nel tempo, cioè di qualche cosa di dimenticato, di qualche cosa di ancestrale, di primordiale, che è racchiuso in noi e che ha bisogno quindi di un certo tipo di scoperta o di riscoperta. Quindi perduto non nel senso di perso, sprecato, ecco, ma perduto come un sapere, un insegnamento sconosciuto che è rimasto seppellito per troppo tempo. Come si fa questa ricerca? Qualcuno ha detto più schianamente, no? La ricerca del tempo per tutti, però non siamo a fare paragoni, mi raccomando, stiamo parlando, stiamo scendendo. Si ha bisogno di ritrovare il silenzio, e questo silenzio che ti avvicina alle cose perdute, io l'ho ritrovato in Lucania. E qui veniamo. La parola Lucania, Basilicata, Baragiano, non compaiono in questo libro. Non viene mai nominata. Ma perché? Perché uno dice non vuoi rilasciare delle tracce che ti appartengono, non vuoi farti individuare, no, insomma. E che si ha l'intenzione di far sì che ogni lettore riconosca la propria Lucania, diciamo così, cioè il proprio spazio in cui ritrova questo silenzio, grazie al quale riscopre le cose per tutto. Quindi mi dava fastidio darmi un'identificazione specifica della Lucania, perché se lo legge uno di Bolzano, dice, allora, stai pure al tuo Lucania, insomma. Invece deve essere un processo che deve appartenere a tutti noi. E diciamo proprio su questa, diciamo, sulla scrittura stessa, che è una domanda che diciamo, a me mi capita spesso di parlare con degli autori, no? Quindi sono sempre curiosa di capire quale sia il meccanismo, cioè nel senso, da dove viene la tua ispirazione, cioè se è qualcosa che trovi nella realtà o è qualcosa che esce, diciamo, potremmo dire dal profondo, se è un tipo di scrittura intimista o, oppure che è narrativa, ecco. Allora, io ovviamente mi faccio alla mia realtà, alla realtà di tutti quanti, perché siamo qui. Però non ho mai accettato la cosiddetta poesia di recente, cioè impegnata civilmente, con uno scopo preciso, senza nulla togliere a chi fa una scelta decisa di impegno civile, perché si può parlare, secondo me, di politica, di problematiche umane, anche in senso nominale, cioè nel testo c'è tutto quando si va a fare un'esplorazione all'interno del significato della poesia. Sì, no, chiarissimo, chiarissimo. Per quanto riguarda l'ispirazione, io ovviamente non cerco mai la poesia o la parola, è la parola che diventa una cosa abbastanza, però non credo nemmeno nell'ispirazione divina, l'orario di luce che ti metti a scrivere la mattina, certo. C'è un lavoro. Certo, nel senso che interpretiamo la poesia come frutto di, cioè l'atto creativo come frutto di ispirazione, però anche di tutto ciò che ci appartiene come cultura. E allora noi avevamo pensato alcune poesie, e di leggerle a turno e provare poi a commentarle insieme. Parto con questa. Sì, Spalle Cilene. Spalle Cilene.
dedicata al corpo, non è nuda. Questo è un esercizio che tu fai spesso, cioè un esercizio, cioè è una abitudine, potremmo dire, nel senso si ritrova anche in altre parti del testo la dedica a Byron, a Marquez, proprio perché, diciamo, come dire, potremmo dire che è un tratto della tua poesia. Sì, non è un modo per anticanarci, no, certo. Diciamo, i grandi della poesia. E perché c'è appunto un collegamento, un qualche cosa. Byron, perché è stato nella grotta alla Spezia, dove lui è stato, quindi la vita è ispirata. Pablo Neruda, perché avevo sentito la notizia qualche anno fa del fatto che Pablo Neruda non è morto di un scena tale come avevamo sempre creduto, ma molto probabilmente sta cosa è nata da dove si è insomma una storia indietro. Allora, vogliamo leggerle a turno partendo da... Facciamo il giro così? Ok. Allora, facciamo bene. Dovevo rileggere questa, però questa qui, Spalle Cinese. Spalle Cinese. Cadono le parole, ingiallite come foglie, su carte d'erba, sotto i colpi di autunni, dittatori. Scrivono pagine a un canto generale. Non fu vano il loro stare al cielo a raccogliere luce per l'eterno vide. Non restarono mute le foglie cadute di Neruda assassinato, come le spade taglienti di un poeta fuggitivo brillavano pericolose nella vigliacca notte della libertà. Io ho trovato questa poesia veramente bella, cioè mi è piaciuta veramente tanto, e in particolare questo verso finale, nel senso che la bianca notte della libertà è stato qualcosa che mi ha molto colpito, quindi cioè, ti chiederei di parlarci tu ecco un pochino di questa poesia. Sì, c'è un riferimento nella storia iniziale, quando Canto Generale è il titolo della raccolta di Pablo Neruda, Canto Generale, che è quello che va insomma immortalato. Per quanto riguarda la Bianca Notte per Libertà, ovviamente mi riferisco al modo vigliacco della dittatura di eliminare il poeta scomodo. Io mi sono interrogato, ma oggi vengono avvelenati con il polonio e gli dissidenti, ma c'è stato un periodo in cui il poeta era la maschera del potere, il poeta veramente poteva fare la differenza. Ecco perché io dico, non mi sento i poeti in greco, in greco, in politicamente, che fanno un po' un vicino più piace, però Neruda l'aveva saputo fare in questo modo. Cioè, voi il ruolo oggi del poeta che dà fastidio al potere, non lo so, io sono ignorante, non mi provengo da studi letterari, di storia, di letteratura, ma io non lo so, non ne riesco a individuare molti di poeti che veramente portano ispirazione da una popolazione. Il discorso è proprio un po' prima rispetto a come poi fondamentalmente la letteratura in alcuni casi il libro è considerato una merce come un'altra e non qualcosa che invece porta a emancipare una persona anche dalla sua condizione di vita, insomma, parlo... Va bene, magari questo può essere un argomento anche di discussione con il pubblico. Leggerei Come dici per tutti, che poi è la poesia che dà appunto titolo alla tua raccolta. Che ha in realtà un sottotitolo è Elogio della lontananza. I miei saperi elettrici di sera, i confortanti aggeggi, le reti a maglie larghe delle bugie a colori, i fogli stampati destinati all'oblio a traslochi incartati con titoli scaduti. Spegnete tutto, la verità custodita senza proclami dal vento d'estate, da nuvole nere e salvifiche piogge. A mitigare assure, a decifrare siccità interiori, si poserà come un guento sulle ferite della mente uffisa. Nel silenzio, prima dei temporali attesi, interrotto da ani scherzanti di ignoto, i segreti del tempo,
oltre questi tempi orfani di senso, accogliere lezioni eterne, registrare l'universo, ripulendo il segnale da Dio, ritornare all'origine e alle origini, bambini non ancora istruiti da civili menzogne. Un sapere antico e umile di morali e le forme, nella lontana dimenticanza, nell'aria tempestosa che smuove le fronde degli alberi, monte sentinelle ereditate nel volo di penne pomeridiane, e piume per cuscini di cielo nella fede perenne, di boschi scrutanti il porticoso costruire di aride mani senza memoria, nella lenta saggezza del ritorno d'umanità. Catartica astensione dal mondo, dai notiziari dei potenti arroccati nel deserto di Tartare, stiriamo pagine dedicate al vuoto che insegna senza dire. Spegnete ogni cosa, superflua e lucente, figlia non voluta, del rumore di fondo della storia, prima che la città dell'uomo vi incateni per sempre alla sua ignoranza. E anche questa, secondo me, è una, veramente una poesia molto densa, nel senso che ha proprio un preciso intento di smuovere qualcosa in bilancio, perché poi c'è l'esortazione, spegnete, anche diciamo prima spegnete tutto, spegnete i saperi, quindi è quello che dicevi prima poi in effetti. Sì, un po' una poesia manifesto, posso dire, perché voi ci guardate il titolo alla raccolta, anche questa è nata assolutamente nel silenzio. Allora c'è questa urgenza, questo esclamativo, spegnete tutto, ma non perché noi prima ci dicevamo amiamo i social perché li utilizziamo, siamo figli di quest'epoca, non ne veniamo da. E quindi, però ogni tanto c'è bisogno di spegnere tutto, di isolarsi da quello che è la quotidianità automatica, altrimenti quella parola ispiratrice di cui vi accennavo non ti raggiunge, non bussa alla tua porta, non viene ad ispirarti e a dirti quali sono le cose che mancano nella tua vita e nella vita di tutti poi, insomma. Sì, ci sono vari punti, varie cose, vari riferimenti alla località, alla natura. Sì, sono assolutamente d'accordo, nel senso che molto spesso circondati da troppi rumori, dalla troppe voci, da troppi stimoli, non abbiamo poi la possibilità di fermarci a pensare, perché quel pensiero è comunque un'azione importante da compiere e che ha bisogno del suo tempo, insomma. E andrei poi invece a Frontiera. Ne ho segnate altre due. Frontiera. Che può vedere? Frontiera. Misterica donna d'estate, dolce conflitto insonne, che appari come l'anima nuda al crepuscolo dell'amore. Accolta da un calmo stupore, intrecima tasse di parole su ricordi ancora tiepidi. Calice di vino non bevuto, tra veli strappati di poesia e carne, intravedo il tuo volto graffiato da adesso nel tramonto di un altro colore. Allora, mi è piaciuto tantissimo, questa forse è la preferita tra quelle che avevo
singolare di questi versi in cui tu dici che l'uomo, condannato a finire come tutte le cose finite, e di questo ne siamo consapevoli, però scopre il sacro fuoco della parola, che è un po' una risposta, nel senso, una luce rispetto alla vita, ed è praticamente, in qualche modo potrebbe essere la tua poetica, cioè nel senso, tanti autori anche del passato, penso per esempio a Montale, il primo che mi viene in mente, ha sempre creduto nella forza della parola come possibilità, no? Nel secolo in cui la tecnologia avrebbe in qualche modo distrutto tutto, in realtà l'uomo ha una possibilità di salvarsi, quella possibilità di salvarsi è la parola. Mi ha ricordato molto questo concetto in realtà, questo verso, e ti chiederei insomma... Sì, perché non è la classica ricerca dell'eternità letteraria della serie Ho scritto un libro, va bene a minimi. Vanagloria, diciamo. Puoi scriverne anche 10, ma per cui essere comunque dimenticato. È proprio una risposta personale alla morte, alle cose che finiscono, perché prendi la parola come un modo per restare, per rimanere, anche solo per una sola persona, quindi niente a che vedere con la fame, successo, queste cose qua che non ci interessano. Sì, in realtà volevo farti anche una domanda prima nell'introduzione che leggeva Milena, c'era questo riferimento al fatto che tu a volte citi canzoni di Battiato, quindi questa è diciamo, una curiosità all'atere, come mai? No, vabbè, io sono un gran fan del maestro che purtroppo ci ha lasciato e diciamo che lo cito indirettamente a volte, non faccio proprio delle citazioni specifiche, però Battiato per me insomma lo seguo dagli anni 70, è stato sempre un punto di riferimento, di ispirazione anche della ricerca dell'alterità, non solo geografica, ma proprio interiore. Quindi questa cosa ovviamente come sottofondo musicale per scrivere va benissimo. È un altro diciamo di pietà, abbiamo parlato degli indirizzi, delle dediche ai grandi autori, la passione per Battiato. È stato un grande Battiato. Era un poeta. Era un poeta nella musica e nel testo, quindi... E ti chiederei ancora, sempre sul libro, per quanto, diciamo, c'è qualcosa di questo testo a cui tu tieni particolarmente, sarà il canto, che insomma io scrivo delle cose, ci sono delle cose che mi piacciono, delle cose che mi piacciono meno, però c'è una cosa che se magari l'editore ti avesse detto toglila, non l'avresti mai tolta. Sì, c'è, ma come poesia in particolare o come aspetto? Proprio come aspetto del tuo testo, qualcosa a cui tieni particolarmente. No, penso che mi sarei ribellato se mi avessi chiesto di togliere le poesie che sono state scritte in Lucania. Non so come avrebbe fatto a individuarle, avrebbe dovuto non avere una specie di sfera magica, però questa cosa mi avrebbe. Perché poi non tutte appunto sono state scritte e ispirate qui, ce ne sono anche, insomma... Ok, quindi diciamo che abbiamo molto chiare alcuni aspetti di questo testo. Mi piacerebbe a questo punto della presentazione sapere se avete delle curiosità, c'è cioè qualcosa che volete chiedere in particolare all'autore o se questo momento di solito di imbarazzo in cui nessuno vuole esprimersi, però anche rispetto a... Io volevo soltanto complimentarmi con Michele perché io lo conosco diciamo da molto tempo e sono anche un po' emozionato. Grazie mille. Però volevo sottolineare, magari
Allora, ho finito, sto facendo di leggere la personalità, insomma, come si fa spesso, e più si legge, più si va a correggere, più non lo consegni mai. È praticamente un libro di prose e poesie insieme, è un diario. Si rimette un po' sull'attenti di fronte all'utilità.
Quindi ora vediamo una tecnologia violenta che punta ad avere tutto di noi, no? E ovviamente il sistema è semplice, ovvero ti crea il desiderio, la necessità, ti fa sentire quella mancanza e tu per ottemperare quella mancanza devi fare quello che ti sta chiedendo. Non trovi che invece se il popolo lucano rifacesse pace con le proprie antiche conoscenze, non trovi anche tu che potrebbe essere un riferimento per questo nostro nuovo mondo, questo mondo moderno? Tu tocchi un tema delicatissimo, perché ne abbiamo parlato bene altre volte. Io penso che però il popolo lucano, ma secondo me qualsiasi popolo che per fortuna o per sfortuna ha un suo, diciamo, isolamento, chiamiamolo così, non è per offesa, perché non stiamo parlando della Germania del Cristo si è fermata lì, certo. Però secondo me certi valori di ancestralità, di primordialità, si riscoprono e si valorizzano e si sentono come dei valori solo quando si esce, solo quando ci si guarda con occhi esterni. Se si rimane qui, mi dispiace dirlo, ma penso che sia una questione. Non si riescono a dirlo. Io per esempio io sono a Battipaglia, faccio un esempio così. Io sono a Battipaglia, ma a Battipaglia, per esempio, ci sto da tanto tempo. Allora, ovviamente penso per valorizzare determinati aspetti, perché per me Battipaglia è una tonnellata di palazzi, appunto. Bisogna andare fuori e guardare con un altro occhio, praticamente la propria città, e scoprire addirittura che ci possono essere delle cose positive. La stessa cosa secondo me avviene per i lucani e lucane. Se non si esce non si può valorizzare quello che, anzi quell'ancestralità, quella ricerca, quel silenzio, solo per delle persone che non si sono mai mosse, dicono ma noi vogliamo un poco più di vita, vogliamo di rumori. Dateci i rumori, dateci il caos, ma che è questo silenzio, ma viene del tuo silenzio. E c'è una ragione anche in questo. Quindi bisogna fare un discorso un po' di. Bisogna perdersi per le domande. Grazie. Ringrazio ancora Milena per questo invito, grazie. Grazie.